Buongiorno a tutti, una pillola che parla di modi e di scale. Chiacchiereremo un po', vedremo degli esempi con la lavagna e faremo qualche gioco anche di ascolto con la tastiera. Cominciamo a parlare di tetracordo. Vi ricordate, ne abbiamo già visti in passato. Tetracordo significa quattro suoni e diversi modi dalla tradizione greca di articolare la presenza del semitono all'interno di questi quattro suoni. Eccoci allora a parlare di tetracordi greci, dall'alto verso il basso. Abbiamo sempre la presenza di un semitono e quindi le tre condizioni sono quelle che vedono il semitono di volta in volta in posizioni differenti. Partiamo da quello, che poi sarà lo stesso da cui partiremo con gli esempi. Questo tetracordo ha un tono in alto, un tono in alto e un semitono in basso. Poi avremo la seconda posizione, con il semitono in centro e poi la condizione con il semitono verso l'alto. Ma faremo le valutazioni proprio con la tastiera per capire come suonano. Allora, vediamo come si organizzano i tetracordi con la tastiera. Vi ricordo che erano intesi in senso discendente e partirei da questo. Quello con il semitono in basso mi viene comodo usare questi tasti perché c'è il semitono proprio in basso. Allora, il primo suona in questo modo. Poi c'è quello con il semitono in mezzo. Quindi ho innalzato il secondo tasto per avere il semitono qui. E poi quello col semitono in alto. Quindi ho creato i toni per avere il semitono nella parte superiore. Li suono ancora una volta. Semitono in centro. Semitono in alto. Vi propongo di suonare una ipotetica melodia sui quattro suoni solo per capire che differenza c'è tra i tetracordi. Quindi queste melodie avranno un sapore differente una dall'altra. Prima quella col semitono verso il basso. Stessa successione di suoni col semitono in centro. E adesso col semitono in alto. Abbiamo sentito come suonano questi tre modi differenti. Sicuramente ce n'è uno che ci risulta il più familiare.
che è l'ultimo che abbiamo sentito, che è quello di Destria. È un tetraccordo più affermativo. Anche per l'estetica greca era quello del movimento e dell'azione, mentre gli altri erano un pochino più quelli della riflessione, della melanconia. Invece questo era quello più deciso, quello che spingeva l'azione e soprattutto quello che si conclude verso l'alto in modo più affermativo. Siamo qui invece nella situazione successiva. Ormai parliamo di modi, di sovrapposizione di due tetraccordi con un tono centrale di connessione e ormai dell'ambito di ottava. E possiamo anche qui fare un ragionamento su tre diverse organizzazioni della scala. Allora, qui ho il mio tetraccordo che ha il semitono verso il basso, che diventa scala, semitono, tono, il tono di connessione, poi il secondo tetraccordo, di nuovo semitono, tono e tono. Poi abbiamo invece l'altro modo in cui il semitono nella parte centrale del tetraccordo, vedete? Tono, semitono, tono, il mio tono di connessione, sempre fondamentale, da subito riferimento di tensione. E poi il secondo tetraccordo è dello stesso tipo, con il semitono centrale, quindi tono, semitono e tono. Invece, la terza situazione è quella in cui il semitono è in cima al tetraccordo, tono, tono, semitono, tono di connessione, tono, tono e semitono. E per quanto riguarda questo modo, possiamo osservare che abbiamo già visto questa successione, perché tono, tono, semitono e tono in qualche modo rappresentano i gradi da Do a Sol. E praticamente qui si prefigura già quello che chiamiamo il modo maggiore. Ovviamente per le altre scale non posso utilizzare questi nomi, vedete, perché il Mi è più in basso. Il corrispondente del Mi si trova a metà di questo tono e invece per quanto riguarda questa scala più di sinistra il Re non lo trovo alla stessa altezza perché all'inizio c'è il semitono. Quindi sono proprio suoni e sapori diversi come sentiremo negli esempi con la tastiera. Di alcune di queste cose riparleremo alla fine della lezione per chi vorrà fermarsi dietro le quinte. Ancora con la tastiera abbiamo compiuto un passo importante, siamo arrivati alla tradizione presa da Roma e proseguita nel Medioevo, poi con la modalità l'unione di due tetraccordi con il tono di connessione. Questa volta il senso della scala va verso l'alto ed arriviamo proprio all'ottava. Prendo di nuovo per primo esempio il tetraccordo col semitono in basso e lo raddoppio verso l'alto. Diventa questa la scala. Non c'è un vincolo a partire da un suono o dall'altro, quello non era importante. Mi trovo bene a partire in questo modo perché c'è subito il semitono. Poi faccio quella col semitono in centro, che sarà un pochino diversa. Tono, semitono, semitono. E adesso quella col semitono in alto, che forse vi ricorderà qualche cosa. Thank you.
Facciamo di nuovo il gioco della melodia inventata per capire se proiettata nei due modi differenti assume dei sapori diversi da una volta all'altra. Faccio sempre con la scala col semitono iniziale. Con il semitono in centro. Infine l'esempio con la scala che ha il semitono al quarto posto. Di nuovo, forse conosciamo un po'. L'ascolto di questa ipotetica melodia popolare che vi ho fatto ascoltare nei tre differenti modi, ci fa proprio capire ancora di più la differenza estetica dei modi. Il terzo, che è quello che forse è più vicino all'orecchio, io non so, ciascuno avrà modo di definirlo come preferisce, io lo sento più assertivo, è una melodia sulla quale si potrebbe camminare, mi sembra una cosa più determinata, più precisa, che risolve con precisione. Gli altri sono forse un pochino più sospesi, sono un pochino più della riflessione di chi finisce un discorso ma vuole riaprirlo. Invece là, un pochino più di spirito commerciale, di voler definire una cosa e avere la certezza. Siamo alla conclusione di questa pillola. Abbiamo ripreso il discorso dei tetracordi, delle varie tipologie e anche dei vari significati estetici. Abbiamo ascoltato degli esempi e poi abbiamo parlato dell'unione dei tetracordi, ciò che è avvenuto nel passaggio, diciamo, da Atene a Roma. Anche qui il sapore dei vari tetracordi nelle diverse combinazioni. Grazie, alla prossima. Questo nella storia della musica ha precisi riscontri. Quando vi parlavo di distinzione tra impero romano d'Occidente ed Oriente, e con la parte occidentale più a contatto con popolazioni che noi abbiamo chiamato barbare, andiamo verso una definizione più concreta anche della melodia. Mentre nella tradizione orientale continuano a vivere insieme i modi differenti. Nell'Occidente, questa decisione, questa pulizia di voler concludere le frasi, parte dalla tradizione forse più del canto profano e poi arriva anche nel canto colto. Quando il Concilio di Trento chiede più semplicità, più pulizia, più armonia, ha la risposta forse più importante dal Palestrina, che di fatto già va verso quella che chiameremo la tonalità.